Hanno ammazzato una famiglia di 3 persone. Ecco qua le mie mani. Queste sono le mie mani. Non metto 4.000 e 5.000 euro al mese in tasca. Faccio la cameriera in un albergo. Onestamente. Continua a provocare dolore ed indignazione l'abbattimento della casa di una famiglia di umili ed onesti lavoratori d'albergo avvenuto in via Calosirto a Forio in piena pandemia, nel mezzo di una crisi economica senza precedenti e a pochi giorni dalla Pasqua. E quello che ha rattristato di più e fatto gridare alla vergogna di Stato sono state le disumane modalità con cui, prima dell'arrivo della ruspa, è stata portata a compimento a suon di violente picconate la vandalizzazione degli interni di bagno e cucina avvenuta sotto gli occhi del signor Domenico e della signora Filomena, cacciati fuori dall'abitazione in cui vivevano da oltre 20 anni. Scene che per brutalità, storicamente e politicamente parlando, ci hanno inevitabilmente riportato alla mente le modalità con cui venivano rastrellate le case in epoca fascista, modalità già denunciate negli anni addietro dal compianto Domenico Savio, segretario generale del PCML e presidente del Comitato per il diritto alla casa delle isole di Ischia e Procida. Non solo non gli ha dato il diritto costituzionale alla casa, a questa madre, questo padre, questo figlio, questa figlia, ma poi viene qui con una prepotenza inaudita a radere al suolo il lavoro, i sacrifici, la speranza di vivere, la tranquillità di una famiglia. Questa è disumanità, questa è vigliaccheria, questo è anche fascismo. Una delle cose più incredibili di questa vicenda è che da 12 anni a questa parte, nella regione Campania, si continuano ad abbattere case abitate, giammai la grossa speculazione edilizia affaristica o gli scempi di Stato, per cui, guarda caso, nessuno si preoccupa di chiedere giustizia e ripristino dello stato dei luoghi. E due esempi che sembrano quasi prendersi beffa della sofferenza arrecate dalle ruspe alla povera gente sono presenti proprio sull'Isola Verde. E ci riferiamo all'ecomostro di 3 piani sorto nel passato a Forio in zona Capizzo e che avrebbe dovuto ospitare la nuova caserma dei carabinieri e alla devastazione ambientale avvenuta sempre ad opera dello Stato a Casamicciola Terme, dove è stata irrimediabilmente distrutta parte della pineta Bosco della Maddalena per costruirvi, udite udite, la nuova caserma forestale, cioè di quella istituzione deputata a tutelare e difendere il nostro patrimonio ambientale. E siamo nel mezzo del Bosco della Maddalena, alle mie spalle ciò che resta del vergognoso scempio di Stato con cui è stata distrutta parte di questa pineta. In questi due casi, dove lo scempio è di Stato, al contrario di quanto avviene per le case dei poveri cristi, nessuno ha preteso abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi, né tantomeno condanne esemplari per i responsabili tecnici, politici ed istituzionali che li hanno commessi. Ed in riferimento alle modalità vandalistiche e disumane con cui da 12 anni a questa parte vengono abbattute le case della povera gente ed al tempo stesso restano impuniti gli ecomostri di Stato e la grossa speculazione edilizia, affaristica e malavitosa con cui sono state irrimediabilmente distrutte coste e colline dei nostri territori, parafrasando se questo è un uomo, e cioè il titolo della straordinaria opera in cui Primo Levi testimonia le atrocità vissute all'interno del campo di concentramento di Auschwitz ad opera dei nazisti, ci chiediamo se questa è giustizia. No, cari falsi moralisti di Stato e ambientalisti ipocriti che popolano il bel paese. Questa non è giustizia, questo è giustizialismo. Abbattere case abitate da oltre 20 anni da umili lavoratori e non osare toccato la grossa e vera speculazione edilizia affaristica è solo una colossale ingiustizia, altro che rispetto della legge e ripristino della legalità. Si tratta di una colossale ingiustizia di cui certamente non è responsabile la magistratura, che si limita ad applicare le leggi, ma quello stesso potere politico a tutti i livelli istituzionali, di centro, centrodestra e centrosinistra, che nei decenni, per
per tornaconti politici ed elettoralistici, non ha voluto dotare i nostri territori dei necessari strumenti urbanistici per dare a tutti la possibilità di costruire nella legalità, favorendo così il proliferare dell'abusivismo, e che oggi continua a non voler legiferare per mettere fine alla mattanza sociale degli abbattimenti, strumentalizzando persino questa tragedia ad ogni campagna elettorale. Assurdo. Si tratta, ripetiamo, solo di una colossale ingiustizia derivante dalla mancata programmazione urbanistica di gran parte del centro-sud, che alla povera gente nei decenni è costato anche un prezzo altissimo a livello economico, tra pagamento di consulenze tecnico-professionali e di oneri di condono. In Nord Italia, dove la classe dirigente ha garantito a tutti il rilascio di regolari licenze edilizie, si è costruito il doppio e persino il triplo rispetto al sud, ma in quelle regioni non andrà a terra una sola casa, perché tutto è stato consentito di farlo nella legalità. Qui da noi invece i rappresentanti politici ed istituzionali degli ultimi 40 anni, anziché metterci in condizioni di costruirci un tetto nella legalità, ci hanno voluti sempre succubi dell'anarchia che hanno appositamente creato nel settore dell'edilizia, per renderci tutti schiavi e sottomessi, e rilegando al vicinato il rilascio della licenza. Intanto è ora di smetterla di far piangere la povera gente. Il governo ed il Parlamento diano una volta e per sempre la possibilità ai cittadini di sanare l'abuso della casa di necessità e provvedano ad abbattere la grossa speculazione edilizia, affaristica e camorristica. Questa sì che sarebbe vera giustizia. Altro che.